Ottavio Insogna, forse l'errore maggiore della squadra quest'oggi è stato non aver alzato il baricentro in attacco? No, secondo me no, il baricentro noi l'abbiamo alzato nel momento in cui ci siamo messi a 4 perché volevo vincere la partita. Il problema è che non ci siamo mossi in maniera corale a centrocampo in funzione del fatto che dovevamo chiudere meglio le linee e i possessori di palla. Poi loro sono venuti fuori su seconde palle, dove io avevo detto che volevo che rimanessero nella parte arretrata per dare supporto alla fase difensiva, e invece a volte avevamo dei giri palla semplici sul possesso palla. Invece ci incartavamo per fare delle giocate un po' più complicate, cosa che non doveva avvenire. Purtroppo la cosa di cui stavamo parlando proprio con la squadra è il fatto che nel momento in cui loro hanno avuto le loro occasioni, come le abbiamo avute noi, specialmente all'inizio, e in un secondo momento abbiamo sbagliato il rigore, dal momento del rigore c'è stato un calo mentale e la paura di perdere una partita che potevamo fare nostra sin dall'inizio. Intanto mi tengo stretto questo punto ai fini dei nostri obiettivi. Ad oggi si può dire che comunque è un Civitavecchia che ancora non ha perso una partita, e quindi bisogna comunque fare un plauso alla squadra, a prescindere dagli errori che noi possiamo fare. Questa era una partita che potevamo perdere come potevamo vincere tranquillamente. Dire più punto preso o meno, ripeto, io mi tengo stretto il punto. Mi dispiace che questo tipo di situazione avvenga in casa, perché fuori casa non avviene ciò. Infatti ne parlavamo proprio con i ragazzi per metabolizzare bene e capire ognuno di loro qual è il problema psicologico che possa andare a ledere su una prestazione che noi avevamo cominciato in maniera ottimale, e poi invece piano piano siamo andati scemando sino a quando poi abbiamo mancato il rigore, e poi la squadra non si è più ordinata, insomma non è stata più ordinata, non ha avuto più l'appeal per poter fare un gioco che poteva esserci, perché gli spazi c'erano ma non li abbiamo sfruttati.